Ieri ti sei saziato. Ci siamo saziati. Un bel incontro. Un bel ritiro. Con i fratelli della tua comunità cristiana, del tuo movimento, del tuo gruppo, la messa. Una bella campagnata con gli amici. No? Insomma, una domenica bella. I primi caldi. E Gesù non è più qua. Che fine ha fatto Gesù? Non nemmeno i suoi discepoli. Qualcosa è successo. Come mai mi trovo di nuovo trafelato, di nuovo strozzato dagli impegni, con angoscia, angustie? Perché mio marito si è alzato in questo modo stamattina? Perché mia moglie mi ha guardato in cagnesco senza che ancora proferissi mezza parola? Perché? Che succede? Dov'è Gesù? Ci mette sulle sue braccia? In qualche modo? Una preghiera? Questo commento che ti arriva? E la cosa che hai da chiedere a Gesù qual è? Gesù, quando te ne sei andato? Quando sei venuto qui? Quando mi hai obbligato a uscire da me stesso? Perché Gesù non è dove tu pensi. Gesù non è racchiuso nel miracolo e non è neanche racchiuso o, se vogliamo, scatolabile in quel perimetro di spazio, di tempo, in quella situazione nella quale ho operato un miracolo. Se Gesù non è nemmeno nella domenica, perché la domenica finisce e comincia il lunedì. Gesù non è più nel miracolo. Noi vorremmo che il miracolo si protraesse, fosse estendibile, spalmabile, quel miracolo. Dice, voi non mi cercate perché avete visto dei segni, eh? Ma perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati. Ne avete preso per un barattolo di Nutella. Non so che cosa, un piatto di lasagne. Sì, Gesù come la Nutella, Gesù come la lasagna con un gelato, io lo passo per il gelato alla nocciola, una bella coppa di gelato che ti sazia. Ma perché provi di nuovo fame? La domanda è posta male, è una domanda da gossip, è una domanda che vorrebbe sapere i tempi per gestirli, no? Dove? Quando sei venuto? Noi dovremmo dominare l'orologio della nostra storia. Per questo le agende in un certo senso ci rassicurano, no? Ma l'agenda di Dio non coincide quasi mai con la nostra agenda. Gesù è entrato nel cronos, cioè nel tempo cronologico, per trasformare ogni istante in un kairos, nel tempo favorevole, nel tempo della grazia, nel tempo divino, nel tempo eterno, lasciando dei segni, che sono i suoi miracoli. Miracoli, segni, vuol dire la stessa cosa in greco, una segnaletica del cammino al quale siamo chiamati, il cammino pasquale che ci ha rigenerati. La Pasqua non è qualcosa di statico, non è un miracolo che si è compiuto e che rimane fermo lì. Nessuno è confermato in grazia, intanto per cominciare. Ma non soltanto questo, Gesù è sempre più là, Gesù passa sempre all'altra riva. Cioè noi siamo stati rigenerati in un movimento, noi siamo stati rigenerati in una dinamica, noi siamo stati rigenerati in un cammino dalla morte alla vita. Per questo l'uomo nuovo, colui che nasce dalla Pasqua, colui che rinasce dalla Pasqua, colui che canta il canto nuovo, l'uomo nuovo conosce il canto nuovo, il cantare è segno di letizia. Colui dunque che sa amare la vita nuova, sa anche cantare il canto nuovo. Che cosa sia questa vita nuova dobbiamo saperlo in vista del canto nuovo. Cioè la vita come una liturgia, dove le note, lo spartito sono proprio i segni. E le note sono dei segni, no? Convenzionali. Sono dei miracoli. Lo spartito della nostra vita, della sinfonia della nostra vita, è segnata da queste orme che Dio lascia, attraverso il suo figlio Gesù Cristo. Attraverso i segni dell'amore di Gesù Cristo nella nostra vita. Immaginate una sinfonia con una nota sola, questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, per esempio, questa domenica, o quello che è successo ultimamente nella tua vita, che hai perdonato tua moglie, che ti sei aperto alla vita, qualche cosa che Dio veramente ha fatto nella tua vita e che tu hai avuto occhi per vederlo, di cui ti sei anche saziato evidentemente, perché dice che le mangiarono finché ne vollero, quindi non è un male in sé saziarsi, anzi, saziarsi significa
avere una sovrabbondanza di vita. Ma immaginate che ci sia un solo segno, una sola nota sullo spartito. Do. Questa è la vita che tu desideri? Questa è la vita alla quale ti sei chiamato? Tutto appartiene a un regno nuovo, a un solo regno. L'uomo nuovo, il canto nuovo, il testamento nuovo. Perciò l'uomo nuovo canterà il canto nuovo e apparterrà al testamento nuovo. Non c'è nessuno che non ami, ma bisogna vedere che cosa ama. Non siamo esortati a non amare, ma a scegliere l'oggetto del nostro amore. Ma che cosa sceglieremmo se prima non veniamo scelti? Poiché non amiamo se prima non siamo amati. Dice San Giovanni, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Cerca per l'uomo il motivo per cui debba amare Dio e non troverai che questo. Perché Dio per primo lo ha amato. Colui che noi abbiamo amato ha già dato se stesso per noi, ha dato ciò per cui potessimo amarlo. Che cosa abbia dato perché lo amassimo? Lo trovate in Romani. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Da chi? Forse da noi? No. Da chi dunque? Per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Dio è amore. Chi sta nell'amore? Dimora in Dio e Dio dimora in noi. Il segno della moltiplicazione dei pani è il segno di Gesù Cristo che si è consegnato a noi. Allora, Gesù Cristo è più grande del miracolo. Il miracolo è un segno che contiene Gesù Cristo, come il sacramento, per esempio dell'Eucaristia, contiene, cioè è Gesù Cristo stesso che opera nel sacramento, è Gesù Cristo che si dona nel pane e nel vino, è il suo corpo, il suo sangue, ma questo è solo un segno, è una traccia, è un'orma sul nostro cammino. Dice oggi il Signore che noi abbiamo ancora dentro un uomo vecchio che cerca di aggredire e fagocitare l'uomo nuovo, che canta il canto nuovo, perché segue questo spartito che è la vita nuova, che è il camminare nella vita nuova di cui parla San Paolo, che è il frutto della rigenerazione del battesimo, che è il frutto della Pasqua, un cammino nella vita di tutti i giorni, in quella vita che oggi ci sta aspettando. Allora non c'è cesura, non c'è spaccatura tra quello che abbiamo vissuto ieri e quello che abbiamo vissuto oggi. Il segno di ieri, della domenica, della Pasqua, il segno dell'Eucaristia, il segno dell'amore di Dio è l'indicatore. È una freccia che ci dice domani un altro, dopodomani un altro. In quella situazione, in quella realtà, passare ogni giorno dalla vita alla morte, passare ogni giorno con Cristo all'altra riva, passare al fratello, entrare in quella malattia, entrare in quella difficoltà, entrare in una sofferenza, entrare in quella paura, entrare in quell'angoscia, entrare in quel rapporto con i figli, lasciare che Dio operi nella vita dei figli, perché anche i figli sono segno. Di Gesù Cristo, non puoi saziarti di tuo figlio, non puoi saziarti di un'opera che Dio ha fatto in tuo figlio, non puoi saziarti nell'opera che ha compiuto oggi o che compirai domani nel tuo matrimonio. Non c'è un'assolutizzazione del segno. Noi vorremmo questo, noi vorremmo poterci sedere, mangiare di questa Nutella e saziarci, perché l'uomo vecchio cerca la sazietà della carne e usa lo spirito per saziare la propria carne. E si accontenta dell'antipasto, delle tartine e si perde tutto il pranzo. Confonde l'ingresso della casa per la camera da letto o per la sala da pranzo. Questa è la vita dell'uomo vecchio, questo è l'inganno subdolo che ci fa sempre il demonio. Questa è la vita dei ragazzi, per esempio, dei giovani che cercano sempre emozioni, che cercano segni con i quali saziare la propria carne. Ma chi cammina piano piano nella fede, chi segue e obbedisce allo spartito che Dio ha preparato per lui, passa da un segno all'altro senza fermarsi in nessun segno, nutrendosi dei sacramenti, nutrendosi di Gesù Cristo che si dona nei segni, ma camminando dietro a lui, perché il vero segno è lui stesso, il vero miracolo, quello dove Dio esiste, dove Dio si fa presente, dove Dio sazia veramente la tua vita, è la tua vita, è la tua realtà, è la mia realtà. È la vita di tutti i giorni, è quel padre, quella madre, quel figlio, quella figlia, questa materia da studiare, questo lavoro assurdo, questa malattia, è quello il miracolo. È lì che ogni giorno Gesù Cristo si dona, facendo della nostra vita una liturgia di santità. Perché? Perché è una liturgia dove Gesù Cristo si dona, e donandosi a noi, come diceva prima Sant'Agostino, ci dona, ci fa dono di ciò con cui noi possiamo amare Lui e amare i fratelli. Dicevamo ieri, quando tu dici Amen al corpo di Cristo, stai dicendo Amen al suo amore.
dicendo io ti amo, e tu dici amen, ti amo. In quell'incontro, in quel mistero che è l'Eucaristia, che è questa moltiplicazione dei pani, vedi che la tua povertà viene moltiplicata, ma è un miracolo che si compie ogni giorno e che ci spinge ogni giorno ad entrare in quel giorno, che ci illumina, ci indica il senso di marcia, il senso della vita, cioè il senso come direzione, verso il destino, verso il compimento, che è ogni giorno, ma che non si esaurisce in quel giorno, fino all'ultimo giorno della nostra vita, che sarà il cielo, che sarà vivere nel cielo. Per questo tutte le nostre opere, tutto ciò che noi viviamo, tutto quello che noi siamo chiamati a dire, a non dire, i sacrifici, tutto quello che ci aspetta ogni giorno, è l'appuntamento nel quale Dio stesso ci sta aspettando per mandare e inviare il suo figlio Gesù Cristo, perché Gesù Cristo compia, realizzi, colmi la nostra vita del suo amore. Per questo ogni cosa che facciamo, ogni parola che diciamo, ogni istante che viviamo è agganciato al cielo, ha una risonanza eterna, perché su quello, su quel cibo di ogni giorno, su quel pane che Gesù Cristo stesso ha mangiato, che è la volontà di Dio, che è la volontà del Padre, dice io mangio un pane che voi non conoscete, il mio cibo è la volontà di Dio. Questo, su quello ha messo la fragis il Padre, cioè il suo sigillo, il sigillo di cera lacca, questo segno indelebile che è lo Spirito Santo. Per questo ogni evento che noi viviamo in Cristo, con Cristo e per Cristo, per viverlo da risorti, dare la vita, non si corrompe. Tutto il resto si corrompe, anche i miracoli si corrompono. Sì, anche il miracolo che ha fatto Dio ieri può corrompersi, perché il demonio ti può spingere a saziarti, a farne un idolo che non è assoluto. Puoi idolatrare anche il miracolo, puoi cercare il miracolo, puoi vivere cercando il miracolo, sfuggendo alla storia, sfuggendo ai fatti, sfuggendo a quello che Dio fa con te. Per questo dice l'opera alla quale siamo chiamati è credere. Ma credere vuol dire appoggiarsi, e appoggiarsi vuol dire camminare insieme a un popolo, appoggiarsi alla fede della Chiesa, appoggiarsi all'esperienza della Chiesa, appoggiarsi alla formazione che riceviamo nella fede, attraverso il Magistero, attraverso i pastori, attraverso i catechisti, attraverso la parola, attraverso i sacramenti. Camminare come un popolo nel deserto, che vede segni costantemente che lo portano verso la terra promessa, ma ogni passo fatto verso la terra promessa è già un anticipo della terra promessa, che ti fa venire più fame di quella terra. Per questo siamo sazi, ma non siamo mai sazi, perché è già e non ancora. Camminare verso il destino, camminare verso il cielo, significa abbandonarsi completamente a Dio giorno per giorno.